Allora, ecco il prodotto che andiamo a utilizzare. Con il panno andiamo a rimuovere il prodotto in eccesso. Ciao ragazzi, benvenuti al canale a tutti. Oggi sono tornato dai miei amici Salva Pelle. Siamo nella sede di Spilamberto, provincia di Modena, e stiamo facendo un trattamento di nanotecnologia alla carrozzeria della mia Jaguar Xcappa. Siccome io sono qui soltanto oggi e non posso fermarmi di più, faremo un trattamento adatto, molto veloce ma comunque fatto bene, per poter stare dalla mattina e ripartire la sera. Vi do un paio di indicazioni. Salvapelle, i miei cari amici di cui avete visto il video degli interni dell'SLK, hanno diverse sedi nel nord-ovest. La sede che tratta questo trattamento qua è a Cesena. Quindi andate sul loro sito www.isalvapelle.it e cercate la filiale di competenza. La macchina va portata già lavata e pulita il più possibile. Qualora ci fossero dei graffi, loro provvedono a una lucidatura per poter poi apporre i loro prodotti. Adesso stanno facendo una decontaminazione perché la macchina deve essere perfettamente pulita. Allora, so che mi chiederete in tanti, come già avete fatto per l'altra lavorazione, cosa può costare fare questa lavorazione qua. Allora, le variabili sono tante, ragazzi, non posso darvi una cifra finita perché dipende dalla macchina quanto è grande, da che condizione ha la carrozzeria, se va lucidata o meno, quanto va lucidata. Quindi se avete domande economiche da fare, loro sono ben disponibili a rispondervi, vi fanno un preventivo e vi regolate di conseguenza. Calcolate che se andate a nome mio vi applicano uno sconto del 10%. Allora, nella decontaminazione si toglie qualunque residuo, anche non visibile all'occhio umano, che si deposita sulla carrozzeria, quindi anche residui ferrosi di microparticelle dovute alle pastiglie dei freni, che sono cose che possono capitare, viene praticamente igienizzata completamente. Decontaminazione, così la macchina è pulitissima, procediamo con una lucidatura con pasta abrasiva. Si dispone la pasta abrasiva e pian pianino la facciamo tutta. Vedete quanto tempo che ci vuole prima di fare la nanotecnologia? Ragazzi, hanno finito di lucidarla tutta, ci hanno impiegato circa un'ora e mezza e adesso passiamo all'orbitale per togliere qualunque alone residuo, perché come dicevo prima la carrozzeria deve venire messa a nuovo in perfette condizioni prima di applicare il prodotto. Ale, tocca a te. In microfibra togliamo l'eccesso, guardate come splende già la carrozzeria adesso, sembra nuova. Allora, macchina preparata per dare finalmente il trattamento alla nanotecnologia, sta facendo gli ultimi ritocchini proprio per togliere qualunque residuo di pasta, l'alone, tutto lucidata proprio a mano perfettamente,
e procediamo con la nanotecnologia. Allora, il trattamento che adesso Alessandro va a realizzare è 8 volte più sottile del trasparente che ha la macchina e, pensate bene, 9 volte più duro. Quindi crea veramente uno strato durissimo, protettivo sulla carrozzeria, che la protegga da sassolini, scheggiature, sporcizia, non fa neanche attaccare lo sporco e la polvere, per cui poi l'auto si pulisce molto più facilmente. Dei trattamenti ce ne sono di due tipi: noi facciamo quello che io chiamo light, quello più veloce. Infatti, del trattamento che diamo oggi viene data soltanto una mano, avrà una durata nel tempo per un'auto che viene usata fino a 20.000 km circa di 1-2 anni. Quello invece più duraturo, che necessita di due mani, dura anche fino a 5-6 anni. Però purtroppo, ragazzi, io, siccome non posso prendere residenza qua, devo stare dalla mattina alla sera, ho fatto fare quello più veloce, ma intanto vi documento questo processo interessantissimo. Allora, ecco il prodotto che andiamo a utilizzare. Viene imbevuta questa spugnetta qua, ok? E poi si spalma sulla carrozzeria. Con il panno andiamo a rimuovere il prodotto in eccesso. Il prodotto della nanotecnologia che stiamo utilizzando, tra l'altro, ha una resistenza fino a ben 500 gradi, quindi resiste a qualunque temperatura del sole. Ok ragazzi, l'abbiamo finita, guardate che spettacolo, sembra uno specchio. Guardate la lucentezza del cofano, fiancate. Tetto è veramente venuta bene. Il posteriore lucidissimo, bravi veramente. Guardate che riflessi che emana. Beh ragazzi, io sono veramente contento. Se qualcuno di voi è interessato a questo trattamento, sia nella versione mini, che è quello di oggi, che nella versione estesa, che è quello che dura fino a 5 anni, andate su www.isalvapelle.it. Siamo d'accordo che sarà anche una pubblicità, ma fanno dei lavori che sono la fine del mondo, ragazzi. Ovviamente andando a nome mio, sconto dedicato del 10%. Chiedete di Alessandro nella filiale di Cesena. Per oggi qui è tutto, dalla Jaguar in modalità specchio. Ciao ragazzi e al prossimo video!